Io quello che ho dire di mio figlio, che mio figlio era un figlio stupendo e sempre col sorriso, sempre pronto allo scherzo. Opa, facciamo questo, opa, facciamo quest'altro. Tanta voglia di vita, tanta voglia di vivere. Avevo queste passioni, lo sport c'era nel sangue sin da piccolo, ha giocato a calcio. Ha fatto sempre sport, palestra, personal trainer, l'altra passione erano le moto. Questo era mio figlio. Rompe il silenzio il papà di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa nel quartiere a Piolatino, e racconta che era suo figlio per fare chiarezza su una drammatica storia che ha ancora oggi mille interrogativi. Questo pomeriggio, a una settimana dall'omicidio, si è svolta una conferenza stampa alla quale erano presenti anche i legali della famiglia Sacchi, Armida Decina e Paolo Salice. Non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Luca, ma abbiamo deciso di incontrare i giornalisti per correggere il tiro sulla dinamica della vicenda e, precisano i legali, chiarire alcuni aspetti raccontati in modo non corretto. I due ragazzi, 21enni accusati dell'omicidio, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, sono in carcere e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti intanto continuano a lavorare sui tabulati telefonici. Al centro dell'attenzione anche la figura della fidanzata di Luca, Anastasia, che sarà sentita nelle prossime ore in procura. Alfonso Sacchi su Anastasia ha precisato: se recita così bene, allora è la regina di Hollywood. Luca, io non ho alcun dubbio, Luca era sincero, pulito, mi chiedeva qualsiasi cosa, papà sempre. E Anastasia, io qualche anno fa gli dissi, Luca, Anastasia, tu gli vuoi bene? Là, mi sì, allora se vuoi bene tu, per noi è una figlia anche lui. L'abbiamo accolta dentro casa, veniva, entrava, usciva, come voleva, era una nostra figlia. Non lo so, forse si fidava troppo di altra gente, non lo so. Mio figlio aveva il cuore pulito, sincero. Vedeva un gattino per strada che magari entrava a casa, prendeva qualcosa e le portava da mangiare lì. Dico, Luca, ma tu non puoi salvare il mondo. E lei l'ha fatto così. Anastasia ha raccontato quello che ha raccontato ai carabinieri che sono intervenuti sul posto quella sera, ovvero che erano stati intorno alle 23, erano davanti il pub John Cabot e sono stati aggrediti. È stata aggredita con una mazza dietro il collo, ha perso i sensi. Luca sarebbe intervenuto per difenderla, e poi l'epilogo penso che sia noto a tutti. Questo è quello che lei ha raccontato a tutti e anche a noi. La sera io di solito esco sempre intorno alle 7, 7 e 10 al massimo da casa per andare al ristorante. E quella sera stavo uscendo, mi fa papà, mi devi fare un'altra puntura perché si era fatto male alla schiena in palestra, aveva dei dolori, era la terza puntura questa. E lui riusciva a camminare con un po' di difficoltà, un po' impacciato. La puntura pure di quest'ago, io per fare una puntura ci devo mettere 5 minuti. Aspetta, va, dai, adesso la faccio. Sì, va bene. No, aspetta, va, lo devo tranquillizzare e fare questa puntura. Dopo di questa puntura mi ha detto: grazie, papà, non ho sentito proprio niente questa volta. Io faccio, lo guardo, gli do un bacio e lui mi fa: perché questo bacio, va? Perché ti voglio bene. Mi ha guardato negli occhi anch'io. Da quel momento è l'ultima volta che l'ho visto.